Non c'è nulla di più complesso, credo, del sistema climatico, tant'è che ancora noi fatichiamo a comprenderlo. Eppure voi dovreste sapere che fin dal 1700-1800 si è capito il legame tra l'anidride carbonica e il fatto che in qualche modo i gas serra, cioè i gas che intrappolano i raggi solari nell'atmosfera e che in un qualche modo hanno permesso, anzi non in qualche modo, che hanno permesso la vita sulla Terra, perché se i raggi solari non fossero intrappolati nella Terra, noi non esisteremmo, la vita sulla Terra non esisterebbe. Però questo effetto serra è aumentato a tal punto, aumentava a tal punto che questo poteva influire su tutto il sistema climatico. Se voi studiate anche in storia, perché io per esempio, vengo anche da una grande passione per la storia. Intere civiltà sono nate e morte grazie a un clima favorevole, a un clima che invece si è deteriorato. Però questa è la prima volta che c'è un cambiamento a livello globale. E questo cambiamento ha varie sfaccettature, perché ci sono gli eventi estremi che tutti vediamo, le alluvioni, gli uragani che aumentano di numero e di intensità, ci sono le grandi ondate di calore, e poi ci sono quegli eventi che sono meno clamorosi, come la siccità, che però vanno a influire proprio sul ciclo dell'acqua. Il ciclo dell'acqua, l'acqua in realtà è proprio la grande protagonista del cambiamento climatico, perché per esempio, se noi vediamo un'alluvione, vediamo che c'è tanta acqua, ma dopo un'alluvione, come sa bene Medici Senza Frontiere, invece l'acqua diventa indisponibile perché diciamo non è più salubre, non è più buona da bere. Allora c'è bisogno di acqua potabile che venga portata da altre parti. Ma soprattutto quello di cui sentite parlare poco, ma che invece è la cosa più preoccupante, è la siccità. La siccità non vuol dire necessariamente che fa caldissimo. Noi adesso non vediamo che fa caldissimo, cioè certo c'è una temperatura un po' strana, abbiamo avuto un inverno un po' strano con delle temperature soprattutto di giorno abbastanza alte, però in realtà non abbiamo avuto la pioggia, perché il cambiamento climatico modifica i cicli proprio delle precipitazioni. In alcune regioni piove molto di meno, nelle stesse regioni, e qui, visto che siamo con Medici Senza Frontiere, ci sono dei casi proprio da manuale. Nelle stesse regioni poi a un certo punto vengono le alluvioni. Che cosa succede se vengono le alluvioni dopo che non è piovuto per tanto tempo? Succede che il terreno è impermeabilizzato, quindi l'effetto dell'acqua è clamorosamente più dell'alluvione, quindi sia dello straripamento, sia del flash flood, cioè quello che i giornalisti chiamano la bomba d'acqua, e tutti i meteorologi si arrabbiano, ma insomma, in ogni caso, di queste grandi precipitazioni improvvise e copiosissime, gli effetti sono ancora più distruttivi. Quindi noi stiamo assistendo a un mondo che già oggi non è più quello che hanno conosciuto i nostri genitori, però nello stesso tempo stiamo assistendo a una modificazione che noi dobbiamo assolutamente fermare. Come la dobbiamo fermare? Smettendo di vivere in un modo che non ha niente a che fare con un modello di vita compatibile con la natura. Se voi vedete nella natura nulla si spreca. Su tutto c'è. Persino per le feci c'è tutto un ciclo di insetti che se ne cibano, che poi diventano a loro volta cibo per qualcos'altro, è un grande ciclo della vita. In tutto questo, invece, per quel che ci riguarda, noi sprechiamo, molto semplicemente sprechiamo. Noi facciamo tante cose, usiamo tante cose dall'acqua, ma non solo l'acqua, e le sprechiamo. In questo
Ovviamente il fatto che noi usiamo e abusiamo dei combustibili fossili, che sono molto inefficienti, perché tra l'altro per produrre energia noi produciamo calore e di questo calore viene disperso. E non è quello, solamente quello il calore che naturalmente provoca il riscaldamento globale, però è proprio il segno dello spreco, il segno di un modello assurdo. In un qualche modo noi dovremmo tornare un po' al buon senso, che vuol dire nella vita quotidiana, cioè mi dà più felicità avere tante cose o mi dà più felicità avere tanti amici? Ecco, bisognerebbe andare un po' a rivedere queste cose basilari e cercare di puntare di più alle cose che ci fanno più felici e meno alle cose che invece semplicemente ci procurano magari un piacere momentaneo o il nuovo iPhone in mano, e però poi dopo alla fine sono strumenti che vanno usati e basta.